Oggi tutti sul tappettone, ragazzi, perché faremo la yoga challenge con lo yoga spinner game. Wow. A chi piace lo yoga? A me! Ah, bene, adesso vi metterete in azione. Sì. Quello è il pagliaccio. Chissà cosa succederà col pagliaccio con tutte le 54 Dai. Posizioni che ci sono qua dentro. Ale, dobbiamo fare prima il giro di scatola. Giro di scatola. Ringraziamo ThinkFan che ci ha mandato questo gioco con cui ci metteremo alla prova. Lo spinner funziona, ma all'interno, perché questo ragazzi è anche un gioco facilmente trasportabile. Cosa troviamo, Ale? Ci sono le carte. Sai fare così, Matti? Bene, ci sono le carte, dicevi, Ale? Sì. E le istruzioni. Eccole che ce l'ha, Nicolò. Le carte sono di 4 colori. Ci sono posizioni per le carte rosse, posizioni yoga per le carte blu, per le carte verdi. E poi c'è la posizione di coppia, sarà da fare insieme. Se esce il faccino felice, possiamo prendere una carta a un altro avversario. Guardatemi. Brava, Matti! È la prima posizione, questa verde. Anche Nicolò ci sta provando. Bravissimo. La seconda posizione, Matti, è quella rossa. Brava. Se esce la faccia triste, perdi una carta. I tuoi avversari te ne possono prendere una. E se esce il jolly, quello che avevi visto tu, Matilde, puoi scegliere una carta a tuo piacimento, verde, blu o rossa. Infatti vince chi per primo riesce a collezionare una carta per colore. E il punto di domanda, Ale? Saranno i tuoi avversari a scegliere la carta per te. Per conquistare una carta bisogna tenere una posizione per 10 secondi. Noi faremo la versione express per 5 secondi. Chi è il giocatore più giovane? Io! Vai, Matti! Gira la freccia, vediamo cosa succede. Carta rossa. Scegli una carta dal mazzo rosso. Questo è la posizione laterale ad angolo esteso. 1, 2, 3, vai, 4, sul braccio, 5! Bravo, Matti! La carta rossa è tua, vai! Vai, Nicolò! E il risultato è... insieme! Coppia! E insieme, però vince il giocatore che pesca la carta, se si riesce a fare. Estensione frontale della gamba. Sollevate la gamba ed appoggiate il tallone sulla spalla del vostro compagno che si trova in ginocchio di fronte a voi. Conteremo fino a 5 e poi invertiremo i ruoli. Matti è già pronta in ginocchio. Ecco che arriva Nicolò. 1, 2, 3, 4, 5. Bravi! Nicolò si è inginocchiato e Matti gli mette la gamba sulla spalla, brava! 1, 2, 3, 4, 5. Bravi! La carta di Nicolò. Vai, Matti, tocca a te. Di ancora nuovo rosso. Peschiamo una carta. Allungamento intenso laterale. Allora, allarghi le gambette. Allarghiamo le gambette. Brava. Un braccio di qua, un altro di là. Brava. Sederino in su, fatto. Ok. No. Bravo, Nicolò. 1, 2, 3, 4, 5. La carta è tua, Matti. Avere delle carte di colore doppio non è male, perché se un avversario te ne prende una, ne hai sempre un'altra. Ecco Nicolò. Punto di domanda. Sarà Matilde a scegliere quale carta dovrai fare, Nicolò. Blu. Che posizione è questa? Posizione della cascata. C'è un'altra che prova la cascata. Ecco Mati. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo Nicolò. Brava Mati. Carta blu per Nicolò. Gira Mati. Verde. Carta verde. Posizione del leone. Ha la lingua di fuori, la bocca aperta. Siamo già pronti. Vediamo. Controlliamo. Ginocchia, lingua. Sentiamo il ruggito. Sì, direi che la carta è proprio tua. E Nicolò gira. Coppia. Estensione laterale della gamba. È simile alla posizione di prima, ma va fatta di fianco. Matti in ginocchio. Nicolò, devi guardare me perché è frontale. Cioè laterale, ma frontale verso di me. Bravi. Dai, dai, che ce la fate. 3, 4, 5. Adesso Nicolò in ginocchio. 1, 2, 3, 4, 5. 5, bravi. Carta presa. Sì, io due bianche. Bene. Vai Matti, gira lo spinner. Scegliamo la carta blu. Posizione della panca laterale. La panca laterale. Proviamo Matti. Riprova. Era una panca scivolosa. Guarda. Ecco Matti. Così, bravissima. Dovrebbe essere un po' Mentre Nicolò sta provando la posizione. E questa posizione cos'è, ragazzi? È una nuova mossa. Una nuova yoga challenge. Per l'impegno per la posizione yoga challenge diamo la carta a Matilde. Bene, gira. Vai Nicolò, gira. Faccina allegra. Puoi scegliere una cartina di Matilde che magari ti torna utile, vediamo. Una rossa, ragazzi. Giriamo. Quello blu, Matti, vai. Posizione del muso di vacca. Vediamo. Ecco. Aspetta che devo vedere le manine. Seduta così. Verifichiamo. E in più seduta così. Brava, Matti. 3, 4, 5. Brava.
La carta è tua. Vai, Nicolò. Cosa abbiamo trovato? La coppia. Bello questo. È tipo la carriola. Infatti è la carriola. Io prima faccio questo, dopo la carriola. Va bene. La carriola è pronta. Il portatore della carriola anche. 5 secondi, 2, 3. Pesa la carriola, Ale. Un pochino. 4, 5, vai. Adesso, ragazzi, c'è una carriola piuttosto pesante da portare. Stai guidando la carriola, Mati? 1, 2, 3, 4, 5. 5, vai. E questa che posa è, ragazzi? Sono delle nuove carte. La torre di Pisa. Distesa. Giriamo, Mati. Rosso, Lost. Mati. È proprio questa che sai fare, Mati. La posizione del triangolo ruotato. Larghiamo le gambe così, a triangolo, sull'abbraccino. 3, 4, 5. Brava, Mati. Vai, Nicolò. Cos'è uscito? Il jolly. Sei stato molto fortunato perché puoi scegliere tu il colore che ti serve. Vai col verde. Ma riuscirai a fare la difficilissima posizione della barca? Vediamo. 2, 3, 4, 5. Sì. Il Nicolò è stato il vincitore di questa partita. Ma ragazzi, mi è venuto a gola di giocare anche a me. Ale, cosa dici di giocare noi grandi? Sì. Cosa stai sì, facendo con Matilde? Mi sta pettinando, mi sto rilassando. Ti stai rilassando? È lo yoga, no? Ma un vantaggio per vincere la partita. Inizia il giocatore più giovane. Chi è, Matti? La mamma. No, è il papà, non è vero. Ma siccome papà, inizia il papà. Va bene. Chi mi aiuta a spinnare? Io. Grazie, Matti, spinna. Vediamo cosa esce. Verde. Verde. Vediamo cosa devo fare. La posizione di Ananta. Beh, mi pare sorridente lui. Nota il sorriso, Ale. Sì, il sorriso c'è, però manca la connessione piede mano. Allunga il ginocchio. Allunga il ginocchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va bene. Nicolò, spinna la mamma, vai. Rosso. Rosso. Vediamo, Ale, cosa ti capita. Posizione del triangolo. Vai. Mi raccomando che tu sorridente, Ale. Eccola. Sì, mi pare bene. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Intanto, Matti, ti spazzo. 10. Evviva. Gira, papà, Matti. Wow, coppia. Vediamo cosa spunta. Il vogatore. Non ce la faremo mai. Sì. Sedetevi a gambe divaricate uno di fronte all'altro e afferrate i polsi del vostro compagno. Perché mentre io sto preparando la telecamera qualcuno mi ha sostituito e in mezzo alla barca c'è qualcun altro? Abbiamo la vela in mezzo, vai Matti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ditemi che abbiamo preso la carta. Io ho due carte, adesso cosa è uscito? Punto di domanda. Punto di domanda. Che cosa darmi? Guarda, le sceglierò proprio di farti fare uno rosso. Ma guarda, non l'avrei mai e pensato. E ne è già uno. Cosa è uscito? Posizione del guerriero terzo. Riuscirai per 10 secondi, Ale? 2, 3, 6, il guerriero venne distratto. E ho perso i conti. 9, 10. Brava, sì. Giriamo lo spinner. Anche io punto di domanda, Ale. Io scelgo uno verde. Ma no, ne avevo già una verde. La posizione del saggio Marichi terzo. Ale, spero si dica Marichi. Ma come farò? Ecco, vai. Credo di esserci, ragazzi. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 10. Sì, bene. Andiamo avanti in questa partita. Jolly, posso che fortuna. Scegliere una carta qualunque. Scegli, Ale. La sceglierò blu, mi piace blu. Sapevo. La cascata, La Ale. Cascata, tocca mi piace la cascata. La cascata sale. Brava, Ale. 4, quanto sei? 5, non so, se 7, non sto contando. 7 e mezzo, 10, brava. Vai, Matti, spinna. Blu, sarebbe il mio primo blu, ragazzi. Vado, te lo giro. Vai, girale. Il ponte. Difficilissimo. Wow, Matti l'ha già fatto. Devo farcela anch'io. Ale, ci sono. Bravo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portiamo così veloce. Vediamo cosa esce, un bel rosso. Una coppia. Oh, che carini che saremo. Ma ce la faremo. Ma sì. Sì. Sono i ballerini. I ballerini. Che serve a me questa carta? Olè. Fai il bravo. Olè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amicato. Gira, Matti, lo spinner. È rosso, Ale. No! È la carta che mi manca, grande Matti. Sarà difficilissima, lo so. No, perché, dai. No, non sembra male. Insomma, ce la posso fare. Posizione naturale ad angolo esteso. Io sono pronto. E voi cosa state facendo, ragazze? Hai già fatto del gubbi.
il cavallo del Gugi. Olè. Vai, vediamo, sicuro di essere in pose giusta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ragazzi, ho vinto. Bravo. Al di là della vittoria, l'importante per noi era divertirci e fare del sano movimento. Non siamo degli esperti di yoga, per cui esperti di yoga scusateci tantissimo, ma crediamo che questo gioco possa essere interessante per iniziare, stando anche però molto attenti a non farsi male, ovviamente. E se questo video vi è piaciuto così tanto da inventarvi una nuova posizione, mettete un pollicione! Iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video e potete cliccare sulla campanella mentre fate la posizione della sedia. Ciao!